dieta per dimagrire dopo le feste. Il Natale è passato e ci ha lasciato addosso un po' di malinconia. Alla fine dei conti, ci piace il Natale e ci dispiace che dovremo aspettare un anno per godercelo di nuovo, e anche tanto gonfiore e qualche chilo di troppo. Ora, tristi e gonfie, vorremmo tornare magre in breve tempo. Ebbene, ecco un regime alimentare da seguire per smaltire in breve tempo i chili di troppo accumulati durante le feste. Si tratta di una dieta facile da seguire che non prevede eccessive rinunce. Vediamo quale può essere un esempio di menù settimanale da seguire per recuperare la forma fisica persa. Lunedì. Colazione con una tazza di tè o caffè e due fette biscottate. Spuntino. Una mela. Pranzo. Una porzione di pasta integrale condita con pomodoro fresco. Spuntino. Un quadratino di cioccolato fondente. Cena. Un trancio di pesce spada al forno, un contorno di verdure grigliate condite con poco olio e un panino integrale. Come potete vedere, si mangia bene, e si mangia tutto. Quindi non è una dieta traumatica. Anche perché, in questo periodo, dopo tutte le mangiate, ci sembra di avere sempre fame. O è solo una nostra impressione? Andiamo avanti con la dieta. Appunto, martedì. Colazione con un caffè o tè e due biscotti integrali. Spuntino. Una pera. Pranzo. Un piatto di riso integrale con i piselli. Merenda. Un frutto. Cena. Un hamburger di tacchino con fagiolini conditi con olio e capperi, un panino integrale. Punto mercoledì. Colazione con un caffè o tè e due biscotti integrali. Spuntino. Un finocchio. Pranzo. Due uova al tegamino e zucchine al vapore. Punto giovedì. Colazione con un bicchiere di latte e due fette biscottate. Spuntino. Due carote. Pranzo. Farro condito legumi e pomodorini. Merenda. Una macedonia di frutta. Cena. 100 g di prosciutto crudo con verdure al forno, zucchine, peperoni e cipolle, e un panino. Venerdì. Colazione con un tè e due fette biscottate integrali. Pranzo. Risotto agli asparagi, finocchi crudi conditi con olio e limone. Merenda. Una mela. Cena. Branzino al forno con broccoli al vapore. Punto sabato. Colazione con un bicchiere di latte e due fette biscottate integrali. Pranzo. Una porzione di pasta integrale con le zucchine. Merenda. Una pera. Cena. 100 g di ricotta di capra con un contorno a piacere e un panino, meglio se integrale. Domenica il menù è libero. Quindi qualche sgarro è concesso. Ma regolatevi. Non dicevamo che l'obiettivo era perdere peso? Esatto, ricordatevi che state seguendo una dieta per dimagrire dopo le feste. Ecco,